Dopo la pandemia, Ischia rivive la magia della festa di Sant'Anna. Grande successo per la ripartenza. Sant'Anna 2022, la soddisfazione del sindaco Enzo Ferrandino. Il nostro obiettivo, rilanciare la festa di Sant'Anna a livello internazionale. Ricominciamo Sant'Anna, Fan Plane, 5 premi su 5. L'associazione Ester vince la 90esima edizione della festa a mare agli scogli di Sant'Anna. 75.000 arrivi nel weekend, controlli in mare e a terra della Guardia Costiera. A Forio, stop al bagno nel porto. Zone di silenzio, il sindaco Enzo Ferrandino rafforza l'ordinanza a difesa del vivere comune e della qualità del soggiorno. Ci lascia l'avvocato Nino D'Ambra, eminente storico dell'isola di Ischia. A Nuvola TV, il ricordo di Luciano Castaldi. A Villa Arbusto l'Istituto Mattei festeggia i neodiplomati, il preside Calise. Nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Buonasera e ben ritrovati con il TG News di Nuvola TV. Apriamo il nostro telegiornale con la festa di Sant'Anna. L'incendio del castello, i fuochi e prima ancora la sfilata delle barche allegoriche. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia è tornata la festa a mare agli scogli di Sant'Anna, che certamente ha riacceso nei cuori dei tanti presenti forti emozioni. Il comune di Ischia in poco tempo ha dovuto rimettere in piedi la macchina organizzativa della festa di Sant'Anna, creando uno spettacolo semplice che rispecchiasse l'essenza della festa. Ascoltiamo tutti i dettagli della serata nel servizio che segue. L'incendio del castello, i fuochi e prima ancora le barche che sfilano e soprattutto la baia di carta romana che ora dopo ora è tornata a riempirsi fino all'ultimo angolo disponibile. La pandemia da Covid-19 aveva spazzato via tutto questo, strappando un pezzo di cuore agli ischitani che la festa a mare agli scogli di Sant'Anna la sentono dentro. Alzi la mano chi ieri sera non ha sentito i brividi quando il castello si è metaforicamente incendiato, accompagnato dalle note di Blue Dolphin. E soprattutto alzi la mano chi non ha pensato, anche solo per un secondo, bentornata, festa di Sant'Anna, davanti allo scenario stupendo che solo questa festa sa regalare. E il successo della 90esima edizione sta proprio in tutto questo, nella sua semplicità e soprattutto nel suo essere festa popolare. La festa di Sant'Anna è tornata dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia. Il comune di Ischia in poco tempo ha dovuto rimettere in piedi la macchina organizzativa con l'ormai consigliere comunale Luigi Di Vaia, che al di là del ruolo ricoperto continua a rappresentare il punto di riferimento per l'organizzazione della festa. Nessuno spreco questa volta per direttori artistici, collaboratori vari e uffici stampa, ma dipendenti comunali e volontari si sono messi al lavoro per dare il proprio contributo pur di ritornare a vedere la festa. Non di poco conto poi il fatto che anche da un punto di vista economico l'amministrazione guidata da Enzo Ferrandino abbia dovuto sostenere la festa attingendo risorse dalle casse comunali. La presentazione è ritornata ad una voce femminile, quella della conosciuta e apprezzata Carmen Cuomo, accompagnata dalla voce fuoricampo di Beppi Banfi, che sicuramente non ha più il passo di una volta, ma proprio per ritornare all'origine, alla tradizione e all'essere festa popolare, serviva tornare ad ascoltare l'eco della sua voce nella baia di carta romana. Gli intermezzi musicali sono stati affidati ad artisti ischitani, il soprano Desiree Migliaccio accompagnata dal maestro Luca Iacono, con la partecipazione del tenore Salvatore Minopoli. In giuria l'assessore regionale Lucia Fortini, l'artista Lina Sastri, il presidente dell'associazione Vela Latina di Monte di Procida Antonio Pugliese, il direttore del MAN Paolo Giulierini, il patron del Carnevale di Cento Ivano Montervisi e gli ischitani Nicola Giobba e Massimo Ielasi. Tra le novità della 90esima edizione è stata particolarmente apprezzata la collaborazione con Poste Italiane, che per l'occasione ha realizzato una cartolina celebrativa e un timbro per l'annullo filatelico, un piccolo simbolo e soprattutto un ricordo che resterà ai tanti cittadini e turisti che si sono recati allo stand. Bella e preziosa soprattutto la partecipazione degli istituti scolastici superiori alla festa di Sant'Anna. Con l'ausilio di Luca Mazzella, tanti giovani hanno raccontato la festa nei giorni che l'hanno preceduta, altri hanno dato il proprio contributo nella realizzazione delle barche ed è proprio dalle scuole e dai giovani che dovrà ripartire la festa.
Sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico è stato impeccabile il lavoro delle forze dell'ordine coinvolti a terra, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e vigili del fuoco insieme alla protezione civile coordinati dal vicequestore Ciro Re, mentre in mare la guardia costiera ha avuto molto da fare sotto il coordinamento del comandante Antonio Cipresso. Non sono stati registrati interventi gravi o particolari problematiche. Sfida senza storia tra le barche allegoriche realizzate dalle associazioni Mondo Teatro, Isola Verde Pesca ed Ester, esibitesi nella baia in quest'ordine di sfilata. Ha stravinto tutto la barca del maestro Gaetano Maschio, intitolata Ricominciamo Sant'Anna, Ischia, Isola dai mille colori in una festa. Un vero e proprio omaggio all'isola d'Ischia, ma soprattutto un omaggio alla storia di Sant'Anna. Non solo la barca più bella, con tanto di sorprese e colpi di scena, vedi De Luca in versione speciale, ma soprattutto una barca coinvolgente che ha saputo risvegliare gli animi delle migliaia di persone che assistevano allo spettacolo. Un passo indietro, sì, ma al tempo stesso coraggioso e in ogni caso da apprezzare anche solo per aver contribuito a mantenere viva la festa, la barca dell'Isola Verde Pesca che ha raccontato la storia della spiaggia di San Pietro e la barca dell'associazione Mondo Teatro allestita in soli 10 giorni raccontando la storia della Grotta del Sole, meglio conosciuta come Grotta del Mago. L'attesa però era rivolta tutta al suggestivo incendio del castello e ancor di più ai fuochi piromusicali che con tempismo perfetto e con una gran bella esibizione hanno fatto calare il sipario su questa edizione della festa. Un'edizione che segna la ripartenza verso una festa che deve necessariamente crescere sotto tanti punti di vista, avendo a disposizione margini importantissimi. Servirà un lavoro di squadra tra pubblico e privato e forse servirà anche il supporto di qualche esperto vero, ma soprattutto servirà la passione e l'amore dei cittadini isolani che dovranno dimostrare con i fatti e non con le chiacchiere di tenere come null'altro alla festa più importante dell'isola più bella del mondo. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, è fortemente soddisfatto della riuscita della festa, che ha ottenuto un grande successo sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista delle presenze. La nostra era una scommessa e fortunatamente l'abbiamo vinta. L'amministrazione lavorerà per rilanciare la festa a livello internazionale. Queste le parole del sindaco Ferrandino, che ci ha tenuto a ringraziare tutta l'organizzazione della festa ed in particolare il consigliere comunale Luigi Di Baia. Sentiamo. Era una scommessa a poterla celebrare, l'abbiamo vinta, siamo qua. Immagino che gli ischitani riproveranno quelle sensazioni forti che ci sono particolarmente care e spero che gli ospiti che hanno scelto Ischia come luogo e meta della loro vacanza in questi giorni possano tornare a casa contenti e stupiti dello spettacolo a cui diciamo, parteciperanno stasera. Sindaco, ovviamente la sfida storica della comunità ischitana è quella di far crescere sempre di più la festa. La pandemia ha un po' rallentato, no? L'espansione, soprattutto in termini non solo mediatici, ma sotto tutti i punti di vista. Questa è una ripartenza a tutti gli effetti. Questa sera probabilmente ce la godiamo perché ci è mancata per 2 anni, quindi vogliamo rivedere l'incendio, i fuochi, però la sfida poi anche politica nell'amministrazione sarà valorizzarla. Allora, sicuramente c'è questa attenzione, questa sensibilità da parte di tutta l'amministrazione che rispecchia il sentire degli ischitani, di questo attaccamento morboso. La festa di Sant'Anna è una festa popolare, celebreremo il forte taglio tradizionale, è lo specchio della nostra tradizione, delle nostre tradizioni. Sono 90 anni che si celebrano, tranne qualche periodo in cui poi non si è potuto celebrare come gli ultimi 2 anni per il Covid. Lavoreremo sicuramente per rilanciarla dandogli il palcoscenico che merita, l'attenzione nazionale e internazionale che merita. Godiamocela in quella che è una veste prettamente tradizionale, la sfilata delle barche, lo spettacolo di tutti coloro che vi partecipano da mare e da terra, l'incendio del castello, i fuochi piromusicali, insomma riassaporiamo
quelli che sono diciamo sapori di cui siamo abituati e che ci sono mancati in questi due anni. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono prodigati perché si potesse tenere questa edizione. In modo particolare voglio ringraziare l'amico fraterno Luigi Di Vaia, che ancora una volta ha lavorato sodo e ha lavorato tanto affinché tutto questo si potesse realizzare, con tutti coloro che hanno collaborato con lui. Siamo contenti, sono felice. Buon 2022 a tutti e viva Sant'Anna e viva Ischia! Ha stupito e non poco l'installazione realizzata dall'Associazione Ester, che con ben 256 voti si è aggiudicata il primo premio della Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna. Ricominciamo Sant'Anna, Ischia, isola dai mille colori in una festa, è stata una vera e propria ode all'isola di Ischia e alla storia della Festa di Sant'Anna. La barca, diretta da Gaetano Maschio, ha ottenuto inoltre i 4 premi speciali, premio Domenico Di Meglio, premio Andrea Di Massa, premio Nerone e premio Funicello. Subito dopo la premiazione abbiamo intervistato il direttore artistico Gaetano Maschio ed il presidente dell'associazione Ester, l'ingegnere Giacomo Ciotola. Sentiamo. Gaetano Maschio, 5 premi su 5, un plane, una dichiarazione a caldo. Una grandissima emozione, mi sembra veramente di sognare, soprattutto se penso a 2 anni fa e all'anno scorso, che all'ultimo momento dovemmo fermare il tutto. Quest'anno invece il presidente De Luca, in maniera scherzosa, ci ha detto, ecco, via, ci ha dato il via per questo momento così simpatico ed emblematico, ma anche grandemente sentimentale. Ricominci, amo Sant'Anna, ha voluto essere proprio questo, un omaggio alla storia dell'isola d'Ischia, ma soprattutto alla storia della festa di Sant'Anna, e le scelte ci hanno veramente dato ragione. Io in questo momento sento veramente il grande desiderio di dire grazie a tutti e a ciascuno, che abbraccio in un sentito e caloroso afflato di affetto e di amore. Ecco, mi sono sentito veramente ricoperto da questa grande emozione. Ringrazio i costruttori, gli amici, coloro che ci sono stati vicini, chiunque ha potuto ha fatto qualcosa perché questo 2022 segnasse il ritorno della festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Quindi una grande emozione, dico grazie veramente a tutti e compreso naturalmente il pubblico che è venuto ad applaudirci e che ci ha dato anche il premio Domenico Di Meglio. Grazie di cuore, grazie all'associazione organizzatrice, grazie a quanti hanno creduto in questo progetto che per certi versi in certi momenti sembrava veramente impossibile. Ecco, una partecipazione con 6 installazioni, come 6 sono i comuni dell'isola e l'installazione principale. Questa era la Sant'Anna che io sentivo, ecco, sentimentalmente, unitamente a tutti quanti coloro che ci hanno dato fiducia, dall'associazione Ester, fino ad arrivare a coloro che si sono dati veramente da fare sotto il sole per giornate intere. Questo ricominci amo, questo è il nostro messaggio, andiamo avanti e veramente è il momento di credere in un futuro diverso da quello che il recente passato ci ha regalato. Il nostro augurio all'isola d'Ischia e, siccome il web arriva in tutto il mondo, al mondo intero. Grazie, ricominciamo insieme. Al volo una battuta, immagino la gioia all'esordio, no? Alla festa di Sant'Anna, come associazione Ester vi aggiudicate il primo premio. Assolutamente, una soddisfazione enorme per la prima partecipazione, avremmo dovuto farlo l'anno scorso ma ci hanno bloccato alla fine, tuttavia è stata, come dire, una gioia ancora più attesa, e vorrei ringraziare tutti quelli che si sono spesi per ottenere questo premio. L'associazione Ester è impegnata da tempo sul territorio, la festa di Sant'Anna ovviamente è stata, insomma, un ulteriore progetto che avete portato avanti, chiaramente trazione foriana ma non solo, avete coinvolto veramente tanti giovani e questa è la cosa più bella. Assolutamente, infatti ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato. Sì, è vero, Ester si occupa soprattutto di tutela dell'ambiente. E con i nostri spazzamare che ogni giorno lavorano intorno all'isola cerchiamo di dare il nostro contributo per la salvaguardia della biodiversità dell'isola. Passiamo alla lettura di 2 notizie flash. Nel weekend appena trascorso, la Guardia Costiera di Ischia, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, ha eseguito una costante attività di controllo e pattugliamento in mare, che ha portato all'elevazione di numerose sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme in materia di
di sicurezza della navigazione. Oltre ai numerosi interventi di vigilanza in mare, l'attuale weekend è stato caratterizzato da rilevatissimi flussi turistici. In particolare, nelle giornate da venerdì a domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio circa 75.000 passeggeri. Il weekend è proseguito con la festa a mare degli scogli di Sant'Anna. La Capitaneria di Porto, in collaborazione su richiesta del Comune di Ischia, ha predisposto una serie di autorizzazioni e ordinanze di polizia marittima che per disciplinare le modalità di esecuzione a mare della manifestazione, sia per la sfilata dei carri, sia per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici. Durante tutta la giornata del 26 luglio, la Guardia Costiera di Ischia ha messo in atto un dispositivo di controllo e prevenzione in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. Durante la manifestazione, inoltre, sono stati eseguiti diversi interventi di assistenza ad unità da diporto in difficoltà, grazie ai quali tutte le operazioni di afflusso e deflusso della baia si sono svolte in sicurezza. Ieri mattina, alle prime luci dell'alba, il personale della Guardia Costiera di Forio, agli ordini del comandante Massimiliano Riccio, in sinergia con il Comune di Forio e gli uomini della Marina del Raggio Verde, hanno delimitato l'arenile presente nell'attuale porto lungo via Genovino, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei bagnanti che arbitrariamente non rispettavano i divieti imposti dal Comune e dalla Capitaneria di Porto, tuffandosi tra le barche ivi ormeggiate. Si ricorda che l'area in concessione alla Marina del Raggio Verde per il mantenimento di ormeggi di imbarcazioni da diporto, per cui è rigorosamente vietata la balneazione. Le autorità locali sanzioneranno severamente chi trasgredisce tale divieto di balneazione, con ammende da 100 euro a 1000 euro. Infine, in questi giorni, nell'ottica dell'innalzamento del livello di sicurezza del territorio, verrà realizzata una implementazione della videosorveglianza portuale. Passiamo alla politica. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha firmato una nuova ordinanza che rafforza e regola la sua precedente ordinanza del 2017, che istituiva le zone di silenzio. Un'ordinanza a difesa del vivere comune, della qualità del soggiorno dei nostri ospiti, dei nostri concittadini, sia negli orari diurni, sia in quelli notturni. Una sfida ambiziosa tenuto conto del grande numero di turisti che sbarcano sull'isola in questo periodo, e in modo particolare nel mese di agosto. Il provvedimento siglato in queste ore è complementare e integrativo di altre ordinanze che regolano e impongono limitazioni per la musica all'aperto, sia pubblica che privata. Tutti i dettagli nel servizio che segue. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha firmato una nuova ordinanza che rafforza e regola la sua precedente ordinanza del 2017 che istituiva le zone di silenzio, un'ordinanza a difesa del vivere comune, della qualità del soggiorno, degli ospiti e dei concittadini, sia negli orari diurni sia in quelli notturni. Una sfida ambiziosa, tenuto conto del grande numero di turisti che sbarcano sull'isola in questo periodo, in modo particolare nel mese di agosto. Il provvedimento siglato in queste ore è complementare e integrativo di altre ordinanze che regolano e impongono limitazioni per la musica all'aperto, sia pubblica che privata. Di seguito i dettagli dell'ordinanza. È innanzitutto fatto espresso divieto di emettere schiamazzi, lanciare o gettare cose, provocare assembramenti anche rumorosi e di giocare con palloni nelle piazze del centro cittadino, agli incroci, nelle strade, nei giardini comunali, al fine di assicurare la tutela della quiete pubblica e del decoro urbano. Fino al 30 settembre, ad eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate oppure patrocinate dall'ente, e fermo quanto detto prima, dalle ore 15 alle ore 18 di ciascun giorno e dalle ore 21 di ciascun giorno alle ore 9 del giorno seguente, sono altresì istituite le zone di silenzio, ovvero zone in cui è consentito esclusivamente il passeggio, la sosta e la consumazione presso gli esercizi pubblici oppure attività commerciali autorizzate, oppure ancora il transito degli autoveicoli espressamente autorizzati secondo le ordinanze istitutive delle rispettive ZTL. Le strade che vengono riguardate dal provvedimento e i parchi cittadini sono i seguenti: via Edgardo Cortese, via Ferrante d'Avalos, via Emanuele Gianturco, lungomare Cristoforo Colombo, parco e giardini Vincenzo Telese, via Remigio Gianturco, via Champeau, piazzetta Rittmann, via Pontano, rampe di Sant'Antonio, via Seminario, via Luigi Mazzella,
Villa Lungomare Stradone, Piazzale Aragonese, Piazzale delle Alghe, Via Giacinto Gigante, Via Venanzio Marone e Piazzetta Battistessa, Via Enea, Via De Rivaz e Via Francesco Buonocore. Dal punto di vista delle sanzioni, si fa presente che, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, le violazioni previste dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 e che, qualora le violazioni alla presente ordinanza siano poste in essere da soggetti minori, gli stessi potranno essere accompagnati dalla forza pubblica con l'ausilio dei servizi sociali dell'ambito 13 presso gli uffici di polizia procedente fino all'arrivo dei genitori, affinché ci sia l'elevazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave violazione da parte di chi aveva l'obbligo di custodia del minore. Lo scorso fine settimana sono stati effettuati controlli da parte della Polizia Municipale di Ischia, coordinati dal comandante Chiara Romano, finalizzati all'individuazione di eventuali affittanze abusive. I controlli effettuati hanno riguardato 20 unità abitative site nel centro cittadino e sono state comminate 5 sanzioni amministrative e conseguenti denunce ai proprietari degli immobili per aver omesso di comunicare le generalità degli ospiti alla Polizia Statale. Per restanti 15 abitazioni sono ancora in corso accertamenti. Sempre nel fine settimana si è proceduto inoltre al controllo nelle ZTL del territorio rispetto alle circolazioni di bici elettriche, in un'operazione congiunta con i carabinieri di Ischia. Sono state verbalizzate 7 persone beccate a circolare nonostante il relativo divieto e si è proceduto al sequestro delle bici, ai sensi dell'articolo 13, per l'accertamento dei requisiti tecnici finalizzato alla confisca. Nella giornata di ieri, all'età di 88 anni, ci ha lasciato l'avvocato Nino D'Ambra, meglio conosciuto come lo storico dell'isola d'Ischia. Una personalità poliedrica e dal carattere vispo e virile, ma sempre schietto, sincero, ironico ed ironico. D'Ambra nel 1976 fondò il Centro Studi Ricerche Storiche D'Ambra, in cui ha raccolto oltre 10.000 libri, oltre che numerosi giornali, documenti e testimonianze incentrate sulla storia dell'isola d'Ischia e sui suoi protagonisti. Una grande eredità che lascia a tutti gli abitanti dell'isola d'Ischia. È stato inoltre primo storico garibaldino d'Italia. Della sua figura ne abbiamo parlato con Luciano Castaldi. Sentiamo. Luciano Castaldi ci lascia l'avvocato Nino D'Ambra, una delle eminenti figure della storia contemporanea dell'isola d'Ischia. Un ricordo di questo importante personaggio. Sì, sebbene con la sua personalità, con le sue caratteristiche, con il suo carisma, Nino D'Ambra insieme a Giovanni Maltese, insieme a Luigi Patalano, a Giovanni Verde, a Luigi Polito, al Cardinale Lavitrano, è sicuramente una delle figure preminenti degli ultimi 2 secoli della storia del nostro paese. È stato amministratore pubblico, un politico onesto e lungimirante, è stato uno storico, uno scrittore, ma mi piace sottolineare soprattutto il poeta, l'aspetto forse più intimo del personaggio Nino D'Ambra, quello che riusciva ad associare le sferzate ironiche e sarcastiche contro il malcostume politico-amministrativo, contro le ingiustizie del nostro mondo, ad una dolcezza veramente, ammirevole. E del suo esempio mi piace sottolineare che ha saputo fondare uno dei centri di ricerca storica più apprezzati d'Italia senza una lira di contributo pubblico e ha stampato decine di libri regalandoli senza mai chiedere nulla in cambio ed era sempre emozionato quando sentiva bussare al suo portone magari per accogliere una scolaresca, i giovani studiosi che dovevano attingere al suo immenso archivio storico. È stato ed è il portone del Centro Ricerca Storica D'Ambra un punto di riferimento, possiamo dire, a livello universale. Eravamo in disaccordo su alcuni punti, ma non potevo non ammirare la sua personalità. Nino D'Ambra resta un esempio oltre le frontiere, resta un maestro oltre il tempo, un vero gigante del nostro paese di cui essere orgogliosi. La figura di Nino D'Ambra è legata a quella di Garibaldi. Infatti l'avvocato Nino D'Ambra è il primo storico garibaldino d'Italia, è stato il primo storico garibaldino d'Italia. Sì, seppe attirarsi l'attenzione della stampa nazionale nell'ultima intervista che io ho avuto il piacere e l'onore di raccogliere. Con grande gioia ricordava
la recensione dell'Osservatore Romano, che dedicò grande spazio al suo volume Garibaldi 100 vite in una, e soprattutto seppe meritarsi la stima degli intellettuali come Domenico Rea, che volle contribuire al volume edito in occasione dei 10 anni di questa immensa biografia di Garibaldi. Su questi punti magari lui simpaticamente mi bacchettava e io entravo in disaccordo perché avevamo visioni diverse, ma la sua grandezza è stata appunto questa, quella di aprire il suo portone, il suo cuore a tutti, indipendentemente dalle divergenze di opinioni e al di là di quelle che potevano essere le differenti visioni anche sull'attualità, il ruolo dell'America, la Chiesa, Darwin. Era un uomo impegnato, era un uomo anche di parte, con un grande carattere, ma non è mai stato fazioso. Sapeva anche indignarsi, sapeva alzare la voce, ma sapeva accompagnare questa sua personalità con un grande senso di ironia e di autoironia. Voglio sottolineare il suo amore per le radici foriane, per il dialetto. Era un grande interprete della poesia dialettale foriana e nessuno come lui sapeva incarnare lo spirito dei foriani. Ecco, mi piace sottolineare che per fortuna ci sono tanti giovani che stanno ultimamente recuperando questo amore grazie all'impegno del maestro Gaetano Maschio, grazie a Otto, il nostro simpatico Pierpaolo Aiello, grazie a tutta una serie di giovani che stanno riscoprendo questo tesoro che è il nostro dialetto, grazie soprattutto alla tenacia di uomini come Nino D'Ambra, indimenticabile anche per questo. Lunedì sera a Villarbusso si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi dell'Istituto Enrico Mattei di Casamicciola Terme, un momento per stare insieme e per premiare i neodiplomati dell'Istituto. Nonostante le grandi difficoltà che hanno dovuto affrontare i nostri ragazzi in questi 2 anni, segnati dalla pandemia Covid, siamo riusciti ad ottenere grandi risultati, ha dichiarato il preside Gianpietro Calise. Sentiamo. Presidente Calise, il Mattei festeggia soprattutto i diplomati, ma in generale è un'occasione per festeggiare la fine dell'anno scolastico e darsi un arrivederci al prossimo anno. Qual è il bilancio di quest'annata? Io penso che quest'anno sia andato molto bene, anche se abbiamo dovuto superare non poche difficoltà. Il periodo da cui usciamo è veramente difficile. In realtà l'ultimo biennio, voi sapete, è stato molto problematico e non ci ha consentito di avere una certa continuità nella didattica in presenza e anche nella frequenza alle lezioni. Ciò nonostante abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, infatti i nostri studenti si sono posizionati molto bene nelle valutazioni degli esami di Stato, abbiamo tantissimi studenti con 90, molti con 100 e anche 100 e lode. Siamo molto soddisfatti, molto contenti. È sicuramente la festa dei diplomati, ma come insomma sta succedendo, è la festa della scuola che per fortuna festeggia la conclusione di questo anno scolastico, seppur difficile, comunque bello. C'è questa sfida dirigente degli istituti tecnici, degli istituti professionali che credo si stiano affermando sempre di più nel corso degli anni anche sull'isola e lo testimoniano gli importanti risultati anche in ambito progettuale, la collaborazione con le aziende, la vittoria di determinati concorsi. Sono arrivate soddisfazioni anche nell'attività extracurricolare. In realtà la tendenza nazionale è quella di privilegiare i licei, in modo particolare il liceo scientifico. È proprio una tendenza che c'è e anche noi rispettiamo questa tendenza a livello nazionale. Ciò nonostante gli istituti tecnici e in special modo il nostro istituto tecnico sta conseguendo degli ottimi risultati. Si tratta di impegnarsi, si tratta di dimostrare all'esterno che si crede in quello che si realizza e voler conseguire quello che è l'obiettivo principale fondamentale della scuola, il successo formativo degli studenti, e noi speriamo di riuscirci. Preside, un primo bilancio dopo insomma che lei è subentrato, no, al Mattei negli ultimi anni, che scuola ha ereditato e soprattutto quali sono gli obiettivi per il futuro? Sicuramente una scuola già ben organizzata, con un ottimo corpo docente, con una buona organizzazione.
Ciò nonostante bisogna comunque migliorare. Bisogna migliorare e io penso che il ciclo minimo di performance sia almeno un triennio. L'anno scorso sono arrivato e ho cercato di conoscere questa scuola. Purtroppo non mi è andata molto bene perché insomma il Covid non ci ha consentito di fare tutto quello che in realtà volevamo fare. Quest'anno è andata meglio, io spero che l'anno prossimo con maggiore conoscenza e consapevolezza dell'organizzazione e avendo a disposizione anche delle ottime risorse umane possiamo realizzare di più e avviare un piano di miglioramento che ci consente di conseguire sempre migliori risultati. Concludiamo con un augurio allora per i diplomati che vi salutano, inizia per loro la vita, forse quella vera. Il nostro augurio è di poter realizzare veramente tutto ciò che il loro cuore desidera. Poi l'impegno e la responsabilità, in realtà questi ragazzi già sono molto impegnati, già sono molto responsabili. Infatti molti non sono venuti, ma non perché non desideravano stare con noi o per capriccio, perché già sono impegnati nel mondo del lavoro, qualcuno addirittura sta facendo un concorso, qualcuno addirittura sta all'estero, quindi sono degli studenti già impegnati. Il mio augurio è quello di continuare così come hanno iniziato, perché chi ben incomincia sta a metà dell'opera. Prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per giovedì. Vediamo come dalla sinottica europea l'anticiclone africano si è ritirato nella sua sede d'origine per qualche giorno, lasciando spazio a infiltrazioni atlantiche di aria un po' più fresca e umida che interessano non solo l'Europa centrale ma anche parte dell'Italia, portando instabilità soprattutto sui rilievi. Dal punto di vista della nuvolosità, la giornata di giovedì sarà comunque caratterizzata da ampie schiarite su gran parte delle nostre zone, soprattutto lungo le coste, però ecco che nel pomeriggio si formano nubi cumuliformi soprattutto in montagna, su Alpi e Alpi ma anche sull'Appennino. La previsione dunque ci mostra una giornata che vedrà inizialmente condizioni asciutte e soleggiate un po' ovunque, ma poi dal pomeriggio ecco nuovamente formarsi gli acquazzoni e i temporali su gran parte delle zone alpine e prealpine, in locale sconfinamento anche le zone pedemontane, ma anche lungo l'Appennino avremo occasione per rovesci e temporali in possibile estensione anche alle coste del medio-basso versante adriatico. Vedete però le temperature che sono sì più basse rispetto ai giorni precedenti, ma comunque il caldo sarà abbastanza intenso, con massime tra 30 e 35 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Per questa sera è tutto, dopo il nostro telegiornale trasmetteremo in replica la serata di ieri sera nella Baia di Carta Romana della 90esima edizione della Festa Mare agli Scogli di Sant'Anna. Il TG News ritorna domani alle 20:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.